Host 2019, ci troviamo allo stand di Faber Italia SRL, il costruttore campano di macchine da caffè non più solo per il monoporzionato ma anche e soprattutto per il comparto dell'oreca e del micro oreca. Ci troviamo in compagnia di Fabio Teti, il suo Deus Ex Macchina. Buongiorno Fabio, bentornato. Ciao Fabio, ciao a tutti gli amici. Ma anche e soprattutto con il testimonial dell'azienda, Clemente Russo, campione mondiale di box, uno con cui non puoi fare a cazzotti perché perdi sempre. Ciao Clemente, bentornato. Salve a tutti, grazie. E dunque parliamo innanzitutto di quello che è il tuo rapporto con Faber Italia e il caffè. Ma Faber Italia è un'azienda, come voi sapete, leader. Io ho un rapporto col caffè top, ne bevo credo 10-15 al giorno, quindi tutte le macchinette che compravo si scioglievano, fondevano, quindi, fino a quando ho una macchinetta a casa personalizzata da Faber, e sono 2 anni che la sto usando, per questi 15 caffè al giorno è sempre intatta. Allora tu intanto prendi 10-15 caffè al giorno perché sei in fase di allenamento, spieghiamo anche perché. Ma io ho un bel progetto, un bel sogno da realizzare, a prescindere che mi manca l'oro olimpico dopo 2 argenti, quindi mi dà ancora, ecco, quello sprono per continuare ad allenarmi a 37 anni, ma anche perché voglio mettere un Guinness dei primati. Nessun pugile nella storia è riuscito a partecipare a 5 Olimpiadi. Io ne ho fatte 4, quindi potrei essere l'unico a fare. Sarebbe una gran bella soddisfazione, intanto per te, ma anche per quelli che ti seguono edizione dopo edizione, perché, diciamola tutta Clemente, diventa un appuntamento fisso ogni 4 anni con Clemente Russo sul ring. Sì, vabbè, ma comunque, sai, i fan, i tifosi si affezionano al personaggio, quindi salgono sul ring con me anche tutte le persone che tifano. Diciamo infine quello che è il tuo rapporto con l'oreca, con l'ospitalità, la ristorazione e il catering. La base fondamentale di un atleta è l'alimentazione, quindi bisogna mangiare sano, bisogna mangiare bene. Con l'oreca io ho un bel rapporto, innanzitutto col caffè, con Faber per questo settore, ma poi comunque da qualche anno produco anche vino nel Salento, e quindi c'è un altro rapporto con l'oreca anche col vino. E dall'anno prossimo, quando smetterò di fare pugilato dopo le Olimpiadi, se tutto va bene, incrociamo le dita, mi dedicherò molto al vino e al caffè. E noi avremo modo di parlarne attraverso gli strumenti orecatv.it e orecanews.it. Grazie Clemente nel frattempo. Grazie a voi. E io passo da quest'altra parte per farci raccontare da Fabio Teti quali sono le grandi novità presentate oggi qui a Host 2019. Ci siamo arrivati ad Host 2019, è stato un periodo lungo chiamiamolo di silenzio, lo chiamo silenzio commerciale, anche perché ci siamo concentrati tantissimo sul riassetto societario completo. Ci siamo spostati in una struttura che permettesse ancora di più di agevolare i nostri percorsi logistici e le pianificazioni delle strategie commerciali. Allo stesso tempo abbiamo creato un dipartimento nel quale mi sono preso cura e piena carica della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie a supporto dell'oreca e del prodotto macchine da caffè. Nel progetto chiamato Rivoluzione 4.0 dell'Officina di Faber ci siamo praticamente rinchiusi in uffici e laboratori negli ultimi mesi, diciamo dimenticandoci di quelle che potessero essere le dinamiche attualmente in corso sul mercato, perché crediamo molto in un cambiamento radicale dell'industria della macchina del caffè. È un prodotto in cui prevale e soprattutto vede crescere lo sviluppo della cialda rispetto alla capsula, nonostante per anni abbiamo avuto questa battaglia sul mercato concorrenziale fra i due prodotti. Abbiamo sempre creduto nella cialda, abbiamo puntato molto sulla cialda, e vediamo che il mercato adesso comincia a riconoscere il pod come prodotto principale e come soluzione a
tutte le problematiche di ecosostenibilità, di inquinamento, di riciclo, di prezzo, di garanzia della qualità del prodotto. Abbiamo puntato a questo, sappiamo benissimo che il mercato ha sempre ricercato un compromesso fra l'ecosostenibilità, diciamo il prezzo e la qualità del caffè e alla praticità del prodotto macchine da caffè, per questo sappiamo che comunque le capsules sono sempre andate più in voga per una questione di praticità. Quello che stiamo studiando è proprio il giusto compromesso, ma addirittura l'azzardare, quindi la nostra Olimpiade è proprio quella di trovare il punto fermo che eliminasse qualsiasi tipo di divario fra l'utilizzo della capsula e quello della cialda, quindi automatizzare al massimo e non a step il prodotto cialda. Abbiamo studiato su un progetto chiamato Faberus 2.0 che andremo a dimostrare, oltre poi a uno sviluppo di altri prodotti per il settore Horeca. In breve, davvero in 60 secondi, quali sono le novità presentate qui a Ost? Non ho il dono della sintesi, ma cercherò di essere veloce. In sintesi abbiamo prodotto un ibrido fra il nostro precedente modello Gea Bar e il nuovo modello Barista. Abbiamo creato preso il migliore, cioè le migliori qualità dei due modelli e assemblate su un unico nuovo progetto chiamato Agenta. Agenta ha praticamente una composizione anche modulare di gruppi, quindi può essere realizzata 1, 2, 3, 4, fino a 5 gruppi per l'assemblaggio sopra di gruppi a cialde, dolce gusto, caldaio con vapore e capsule point per avere il pieno controllo di una gestione anche di un ristorante o di un mini bar che non ha l'utilizzo del barista. Agenta possiede una caldaia, è composta da una caldaia, quindi ha il massimo vantaggio per l'utilizzo del vapore. E abbiamo sviluppato il gruppo per le capsule dolce gusto, questo lo faceva semplicemente da abbinamento al nostro prodotto in cialda, perché puntiamo comunque ancora sulla cialda, ma dolce gusto ha la possibilità di effettuare tante varianti come mocaccini, cappuccini e dintorni, e il nostro gruppo dolce gusto abbinato al cialda permette praticamente di effettuare un menù completo per piccole ristorazioni. Abbiamo studiato maggiormente sul rifacimento dei nostri prezzi, in quanto praticamente la linea di produzione nostra si è automatizzata anche, quindi abbiamo creato degli strumenti che permettessero di regolarizzare e creare dei processi produttivi più veloci, più efficaci. Allo stesso tempo abbiamo studiato su un software che permettesse di creare una scheda elettronica all'interno dei nostri dispositivi, con delle funzioni che vanno veramente dall'1 al 10, perché questa scheda viene assemblata per coprire un funzionamento che va dalla massima automatizzazione del prodotto, che vorrei magari spiegare proprio in fase dimostrativa. Okay, questo è il progetto Faberus 2.0, noi stiamo sviluppando praticamente un software che, oltre alle classiche misure di gestione automatica dei comodati a distanza, quindi controllo dei consumi e delle temperature, permette praticamente al macchinario cialda di automaticamente restringere il gruppo, dargli un'erogazione programmata a timer, e una volta terminata l'erogazione si blocca automaticamente il gruppo e rilascia la cialda. È un prototipo che andrà in produzione, speriamo e siamo ottimisti, per dicembre di quest'anno. In bocca al lupo a noi, più di questo non posso dire. Evviva il lupo, evviva il lupo. E dunque, questo è il risultato in tazza. Come avete potuto vedere, il pistone si abbassa da solo, senza comando manuale, e quindi è certamente qualcosa di assolutamente innovativo. Ma non è l'unica innovazione di questa macchina, non possiamo svelarlo ancora, perché solo quando poi sarà definitivo con tutti gli altri dettagli riusciremo a poterlo comunicare attraverso i nostri strumenti. Fabio, grazie. Grazie a voi, anzi grazie a te Fabio, e ho quasi dedicato il nome della scheda a te, Faberus, come potete vedere, Fabio Russo. Grazie di cuore veramente. Diciamo che io faccio un po' da padrino allora a questa macchina. Clemente, grazie e in bocca al lupo anche a te per le qualificazioni. Tifiamo tutti per te. Crepi il lupo, grazie a tutti, arrivederci.